il Vaticano ha riconosciuto ufficialmente lo Stato palestinese, nominandolo per la prima volta in un trattato bilaterale. Il Vaticano aveva già aderito alla decisione presa nel 2012 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in cui si promuoveva la Palestina da entità non statuale a Stato osservatore non membro. Noi siamo di fronte a una grande svolta del comportamento della Chiesa Cattolica. Questo Papa Francesco sta dimostrando di fare sul serio, posso dire così, perché ci sono già numerosi gesti che dimostrano che questo Papa ha capito una cosa, secondo me, rivoluzionaria. Userò questo termine, rivoluzionaria. Uno dei grandi problemi della Chiesa Cattolica in questi ultimi decenni è stato che la Chiesa Cattolica si è identificata con l'Occidente. E questo ha indebolito la Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica ha sempre avuto l'ambizione di colonizzare idealmente, la parola colonizzare non è buona, ma comunque di conquistare ai suoi ideali tutto il mondo. Ma l'Occidente non è tutto il mondo, non è più tutto il mondo, l'Occidente è un sesto scarso del pianeta. E invece questa Chiesa, con questo Papa, sta parlando a tutti i 7 miliardi di abitanti della Terra. Io considero questo un grande messaggio di pace, perché vuol dire dialogare con tutti, riconoscere uguale dignità a tutte le altre religioni, a tutti gli altri popoli, alle altre culture, alla loro storia. Questa è una grande cosa, è un grande messaggio di pace. Allora, riconoscere il popolo palestinese come sovrano, soggetto sovrano del diritto internazionale, è un grande gesto per tutto il mondo arabo, per tutta l'Africa, per il mondo musulmano. È un segnale, è come una campana. Ovviamente Israele non può accettare una cosa del genere. Tutti questi anni passati, Israele ha sempre finto di negoziare, non ha mai negoziato. Tutti i governi israeliani che si sono succeduti sono stati sempre contrari a qualunque ipotesi di uno Stato palestinese indipendente. L'Occidente ha fatto finta, spesso, ha fatto finta di credere che il negoziato c'era, ma sappiamo che non c'è stato nessun negoziato, sappiamo che la Cisgiordania è stata praticamente occupata, violando tutte le leggi, e quindi è chiaro che questo per Israele è una grande sconfitta politica. Hamid Massoumi Nejad, Vaticano.